Are you singing for me? I am. Can you keep on going? Rushing, but I can't help falling in love with you. Will we ever meet in flesh and bones, Noel? I don't think so. That was a laugh that was saying no way. Allora, let me just explain to the people what is going on in Italian. Siamo collegati con Noel Gallagher, sempre un immenso piacere averlo qui con noi. È la seconda volta che abbiamo il piacere di parlare con lui, soprattutto della sua nuova musica, ma prima devo farmi un po' i fatti suoi. Visto che stiamo per ascoltare Pretty Boy e alla chitarra suona Johnny Marr, oggi è il compleanno di Johnny Marr, gli hai fatto gli auguri, Noel. So, before talking about your new single today, it's Johnny Marr's birthday. Did you wish him a happy birthday? I did wish him happy birthday this morning. Yes. Yeah. What did you tell him? I told him that he sounded great on the radio this morning, and I hope he had a great day. I hope he has a great day, and I thanked him for his contribution to my new songs, and that was it. He said thank you, and we went our separate ways. Ok, allora effettivamente sì, stamattina noi gli ho fatto gli auguri, gli ho detto grazie soprattutto per il contributo che hai dato sulle mie nuove canzoni, ed è proprio di questo di cui vogliamo parlare, visto che stiamo per ascoltare Pretty Boy, la nuova canzone di Noel Gallagher per la prima volta qui sulle frequenze di Freccia. La domanda che sorge spontanea, più che altro una richiesta, presentacela. Abbiamo sentito un po' di vibrazioni che ricordano i Cure, quindi dici tu con la tua viva voce di che cosa si tratta. So we're gonna play Pretty Boy for the very first time here on air on Radio Freccia, and I just wanted to hear from you, what's the song about? We got a feeling that there is like Cure vibe on it, but just let us know whatever you want about it. Well, yeah, it does sound a bit like the Cure. In fact, Robert Smith from the Cure has done a remix of this track which sounds exactly like the Cure. Well, what's it about? Well, I guess I don't know. Well, I think if you watch the video and see the lyrics, I think it's quite self-explanatory. But I do like the very last line in the song that says, "I want to change my star sign because it doesn't suit me." I think the song is about, well, it's about 4 minutes and 55 seconds long. Yeah. Yeah. Yes. And 40. All of those minutes are fantastic. Allora, la canzone in realtà bisogna ascoltarla guardando in abbinamento il video, ci dice Noel, perché il testo parla da sé. Per quanto riguarda la questione influenza dei Cure, proprio Robert Smith ha fatto un mix che l'ha fatta suonare come un pezzo dei Cure. Però la cosa che più che altro forse è più spiega in maniera più pertinente la canzone stessa è l'ultima line del testo, che dice vorrei cambiare il mio segno zodiacale perché penso che non mi rappresenti. What is your star sign? Gemini. So you have like a double face attitude. No, that's not what it means. It means that you can see both sides of any argument. Okay. So you have dual. You can understand. It's a communication and understanding thing. And it doesn't fit you? No, I always fancied being a Leo. Okay. So you will be the king of the jungle? Yeah. But then again, that's funny because, like, you don't see lions in the jungle, right? Yeah, never been there, actually. Oh, really? Oh, you should try it. You'll never see a lion. Never seen a lion in my life, so we should definitely change this. Ok, allora gli ho chiesto, scusa, qual è il tuo segno zodiacale? La risposta è stata, sono un gemelli. E gli ho detto, ma quindi sei un po' uno che ha la doppia faccia. Gli ho detto, no, in realtà essere gemelli vuol dire avere un'opinione diversa rispetto a uno stesso argomento, avere una doppia visione della vita, ma io volevo essere un leone. E gli ho detto, quindi saresti il re della giungla? E gli ho detto, sì, ma in realtà nella giungla di leoni non se ne vedono. Va bene, ringraziamo Noel Gallagher, lo stiamo sentendo in sottofondo il suo nuovo singolo. Noel, thank you so much for playing the song right now. I hope to see you here very soon. Thank you very much. Have a great day. Thank you. Have a great day, you too. Ciao. Pretty Boy. Ciao. Ciao. Noel Gallagher su Freccia. I wanna change my star sign because it doesn't suit me.
Abbiamo avuto il piacere di avere in collegamento telefonico con noi Noel Gallagher per presentare in anteprima così sulle frequenze di Freccia il suo nuovo singolo Pretty Boy che abbiamo appena ascoltato. E effettivamente, giusto per entrare nel merito poi del brano stesso, lui ha detto: guardate il video e focalizzatevi sul testo e vi renderete conto effettivamente di che cosa parla questa canzone. Pretty Boy vuol dire ragazzo carino ed è effettivamente un brano che parla di un uomo che non si sente bene nel suo corpo maschile e che invece vede la sua realizzazione nella manifestazione del sé, dell'io, attraverso una chiave femminile. Il protagonista del video è una drag e diciamo che tutto può essere poi esteso a una metafora del fatto che delle volte nasci con un corpo, nel caso di Noel, con un segno zodiacale, con qualcosa che dovrebbe rappresentarti, ma tu non ti ci senti proprio. Sei proprio distante da quello e hai tutto il diritto di ricercare te stesso e di manifestare la tua persona nella maniera in cui meglio pensi che ti rappresenti.